Ciao, benvenuto ad un nuovo appuntamento con le pillole didattiche. Oggi parleremo del plettro e della sua fondamentale importanza per qualsiasi chitarrista lo usi. Siccome ci concentreremo su un aspetto puramente tecnico, questo video dovrebbe essere facilmente comprensibile dalla maggior parte dei chitarristi, o almeno lo spero. Tanto per cominciare, lasciatemi chiarire perché credo che il plettro sia un elemento fondamentale per qualsiasi chitarrista. Noi chitarristi tendiamo a spendere tantissimo tempo e tantissimi soldi nel cercare la chitarra perfetta, l'amplificatore perfetto, il pedalino perfetto, la distorsione perfetta, ma spesso poi finiamo col suonare col primo plettro che troviamo in giro per casa, quando invece probabilmente il plettro è veramente il primo anello della nostra catena sonora, da cui poi dipendono tutti gli altri. Se non volete credere a me, vi consiglio di guardare un video bellissimo di una serie di video molto interessanti che pubblica periodicamente la rivista online Premier Guitar dal titolo Rig Rundowns, in cui mostra la strumentazione dei chitarristi famosi, e c'è proprio l'episodio sulla strumentazione dello studio di Steve Vai, in cui mostra 10.000 chitarre, un sacco di amplificatori. Poi verso la fine del video parla delle corde che utilizza e dei plettri. Lui stesso dice: io posso suonare tutte queste chitarre, tutta questa strumentazione, ma se non ho il mio plettro, se non ho il plettro giusto, veramente non riesco a suonare. Quindi, se non volete credere a me, guardate quel video e credete a Steve Vai, che mi sembra sicuramente molto più autorevole. Poi vorrei chiarire un altro aspetto, ovvero comunque la tecnica della mano destra io credo sia sempre da considerarsi un aspetto molto soggettivo. Vi faccio degli esempi per farvi capire cosa intendo. Il primo esempio che mi viene sempre in mente è Marty Friedman, chitarrista che molti di voi magari ricordano come chitarrista dei Megadeth. Lui chiaramente ha una tecnica spaventosa, suona in maniera incredibile, spesso tiene il plettro così, cioè con il polso rivolto verso il basso e il plettro rivolto verso l'alto. Non ho idea di come faccia a suonare così. Un altro chitarrista con una strana impostazione della mano destra, almeno dal mio punto di vista, è Pat Metheny. Pat Metheny infatti tiene il plettro con queste tre dita e usando i polpastrelli, mentre io lo tengo con l'indice usando il bordo dell'indice, non il polpastrello dell'indice. Quindi per me immaginare di suonare con l'impostazione di Pat Metheny, e anche purtroppo immaginare di suonare come Pat Metheny, è impossibile. Un altro esempio che mi viene in mente invece è Joe Walsh, chitarrista degli Eagles, che invece inclina il plettro nella direzione opposta a quello che utilizzo io. Io lo inclino così, lui lo inclina così. E quindi... Boo. Un altro esempio clamoroso che non posso non farvi è Eddie Van Halen. Van Halen infatti spesso, anche se ogni tanto poi cambia dita con cui lo tiene mi pare, ma spesso soprattutto quando fa il tremolo picking utilizza medio e pollice, credo anche in questo caso tenendolo con i polpastrelli, e come vi ho già detto prima, per me tenere il plettro col polpastrello è veramente impossibile, figuriamoci solo col medio. Buonanotte. Poi come non citare chiaramente John Petrucci, chitarrista dei Dream Theater, che invece tiene il plettro in maniera più canonica, ma si appoggia sempre col mignolo sulla cornice del pickup. E quindi la sua mano sta sempre ancorata al pickup e si muove fra le corde. Un ultimo chitarrista che vorrei portarvi ad esempio è un chitarrista che io ammiro moltissimo, un chitarrista italiano che si chiama Umberto Fiorentino. Se non lo conoscete vi invito assolutamente a cercare del materiale sul web. Peraltro su YouTube trovate tantissime video lezioni fatte da lui che sono tutte una più interessante dell'altra. Tempo fa entrò in possesso di questo suo metodo didattico per la tecnica chitarristica, devastante ragazzi, veramente una tecnica dell'altro mondo. Senza parole. E lui tiene il plettro invece, come me, fra il pollice e l'indice, ma col pugno chiuso. Non lo so. Non so come faccia, però ragazzi, se lo guardate suonare, vi viene la labirintite, giuro. Perché ci ho tenuto a farvi tutti questi esempi? Perché io vi parlerò di alcuni aspetti della tecnica della mano destra, mostrandoveli però con la mia personale impostazione, che non è assolutamente l'unica impostazione corretta, e quindi secondo me l'importante è tenere a mente il criterio del se funziona, funziona. Quindi se voi con quell'impostazione particolare della mano riuscite ad ottenere il risultato che vi siete prefissi, allora va benissimo. Detto ciò, comunque secondo me ci sono degli aspetti meccanici che riguardano qualsiasi impostazione della mano destra e che quindi vale la pena di analizzare a fondo.
Bene, veniamo al dunque. Ho preparato qui sul tavolo una serie di plettri molto diversi fra loro, in modo da farvi vedere quali sono innanzitutto le principali differenze. Qui ad esempio ne abbiamo tre e sono praticamente lo stesso tipo di plettro, sono i plettri in nylon della Dunlop. Questo era grigio, questo è nero, questo è bianco. Ora, quello nero è quello più spesso dei tre e quello bianco è quello più morbido dei tre. Qual è la differenza fra un plettro rigido e un plettro morbido? Un plettro rigido trasmette alla corda più o meno il 100% della forza che tu dai con la mano. Quindi, quando io uso un plettro rigido, questo è un millimetro, quindi possiamo considerarlo rigido, il 100% dell'energia si è trasmesso, il plettro non si è flesso e quindi ha trasmesso tutta l'energia. Se invece prendo questo plettro bianco, che è sottilissimo, è 0,38 mm, al contatto con la corda si fletterà e quindi disperderà gran parte della mia energia. Ora, questo non vuol dire che un plettro morbido sia inutile e un plettro rigido invece sia una figata. Un plettro morbido, infatti, per esempio, è utile quando si fanno degli accordi. Perché è utile quando si fanno degli accordi? Perché permette di avere un volume di tutte le corde sempre abbastanza costante. Però chiaramente non è un plettro che utilizzerei per suonare un assolo. Sicuramente mi incastrerei di brutto fra le corde e non riuscirei a gestire la dinamica. Questo grigio invece ha uno spessore intermedio e quindi non si flette troppo, ma un po' comunque si flette. Poi ne esistono di forma molto simile ma di materiale diverso. Questo è un plettro sempre della Dunlop, si chiama Tortex e simula il suono del guscio di tartaruga, che per fortuna non è più legale da tantissimo tempo. Non so se riesco a farvi sentire la differenza fra il nylon e il Tortex. Ci provo. Nylon. Tortex. Diciamo che la differenza quasi sempre la sento principalmente io che suono, perché vado comunque sempre a cercare quel suono lì e quindi adatto il plettro che ho fra le mani in maniera tale da ottenere il risultato che ho nella mia testa. Questo è un altro plettro, sempre abbastanza rigido, invece di una tartaruga c'è un coccodrillo, si chiama Gator. Veniamo invece ai plettri più piccoli. Io per esempio utilizzo questo plettro, che è un Jazz 3 della Dunlop, in questo materiale particolare che si chiama Ultex. Mi piace, un suono molto grosso, molto caldo, molto rotondo, ma il Jazz 3 sicuramente più diffuso è questo rosso. Fra i chitarristi famosi che lo usano, che mi vengono in mente, ci sono sicuramente Eric Johnson, Joe Bonamassa, penso che anche Petrucci l'abbia usato per parecchio tempo, adesso credo abbia il suo modello Signature. E poi, per farvi vedere un'altra differenza, ho un altro plettro molto piccolo ma estremamente spesso, non so se si vede, questo è uno Stubby, mentre il mio plettro è più o meno un po' più di un millimetro, sarà un millimetro e due, qualcosa del genere, questo è ben 3 millimetri. Questo è il mio, questo è quello grossissimo. Come sentite, non è facilissimo percepire una grande differenza timbrica. E questo, secondo me, come ho detto prima, dipende dal fatto che io, in base al plettro che ho, mi adatto un po' per cercare di ottenere il suono che mi piace. Il punto è che comunque fra le dita io sento una grande differenza fra un plettro e l'altro. E quindi quale plettro dovrei scegliere? Secondo me dovrei scegliere quello che mi permette di ottenere il suono che ho in testa col minor sforzo possibile. Anche se alle volte bisogna anche un po' calcolare la convenienza. Magari c'è un plettro che suona di brutto ma con il quale veramente non riesci a suonare, non riesci magari ad andare un po' più veloce di così. E quindi devi trovare un compromesso fra un plettro che ti agevoli dal punto di vista tecnico ma che comunque ti permetta di ottenere il suono che desideri. Detto questo, adesso prendo il mio plettro e vorrei chiarire due aspetti che secondo me sono sempre importanti da comprendere. Primo aspetto: quanto devo tenere il plettro fuori dalle dita? Dipende dalla velocità a cui sto suonando. Se io sto suonando molto piano, non c'è nessun problema nel tenere il plettro un po' più fuori dalle dita e quindi avere un po' più di margine per colpire le corde in maniera un po' più interessante. Per ottenere un po' più di corpo e di suono dallo strumento. Chiaramente quando la velocità aumenta, più plettro ho fuori dalle dita, più chiaramente corro il rischio di bloccarmi.
se riesco a non bloccarmi, tanto di guadagnato. Quindi io personalmente, quando devo suonare un po' più veloce, tendo a serrare un po' la presa, ma giusto di un millimetro o due, in modo da avere meno punta che sporge fra le dita. A tal proposito, vale la pena anche di pensare con quale parte del plettro si colpisce la corda. Infatti la corda io posso colpirla con la superficie del plettro oppure con il bordo del plettro. Chiaramente i due suoni saranno diversi. Chiaramente con la superficie ho più percussività, con il bordo scivolo di più. Quindi anche in questo caso tendenzialmente tendo a suonare un po' più con la superficie quando suono piano per avere un suono più bello e un po' più con il bordo quando suono veloce per avere più fluidità. Un altro aspetto che può essere utile analizzare è in quale punto colpisco la corda. Infatti la corda qui è più morbida, quindi si flette un po' di più e corro un attimo il rischio di incastrarmi, però ha un suono più bello, ha un suono più caldo. Più mi avvicino al ponte, più invece la corda diventa rigida, quindi oppone una maggiore resistenza alla plettrata. Questa maggiore resistenza, quando si va veloce, non è male, perché chiaramente mi consente di non incastrarmi nella corda. Però si perde un po' di timbro, infatti sentite la differenza fra qui e qui. Sentite che viene fuori un suono un po' più nasale, un po' più particolare. Può essere anche interessante, spesso mi capita di suonare così. Un po' alla John Scofield. E infine, secondo me è importante analizzare come si inclina il plettro. Infatti, quando utilizziamo la superficie del plettro, chiaramente abbiamo la massima resistenza da parte della corda. Io cerco di colpire una corda, la colpisco con la superficie e chiaramente non vincerà il plettro, vincerà la corda, essendo elastica, e io corro il rischio di incastrarmi. Inclinando un po' il plettro in un verso o nell'altro, come fa Joe Walsh, alla fine ottengo, come detto prima, di poter utilizzare il bordo del plettro. Il bordo del plettro è più scivoloso e quindi mi permette di oltrepassare la corda con maggiore facilità. Provo a farvi sentire la differenza. Adesso cerco di utilizzare il plettro praticamente parallelo alla corda. Sentite che un po' mi incastro, adesso lo inclino un po' e chiaramente passo abbastanza indenne. Quindi riepiloghiamo: non utilizzate il primo plettro che vi capita sotto mano, ma cercate di sperimentare, provare quanti più plettri potete, anche perché per fortuna la cosa che influisce di più sul nostro suono è anche la cosa che costa di meno. Quando sentite di aver trovato il vostro plettro, cercate di porre attenzione, fra le varie cose, a quanto lo tenete fuori dalle dita, a come e quanto lo inclinate e quindi se state utilizzando più la superficie o più il bordo del plettro, a dove colpite le corde, se le colpite più verso la tastiera o più verso il ponte. Prendersi cura di tutti questi aspetti non potrà che migliorare la vostra tecnica della mano destra, indipendentemente che voi vi sentiate di più Marty Friedman o Van Halen o John Petrucci. Bene, come sempre spero che questa pillola didattica vi sia stata utile. Vi invito a dare uno sguardo ai link che trovate in descrizione per approfondimenti su questo ed altri argomenti riguardanti la chitarra. Mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per ricevere le notifiche quando un nuovo video verrà caricato. Ci vediamo al prossimo appuntamento con le pillole didattiche.